Ora siamo con Mauro Leonardi e Carmelo Pappalà. Do. Ok? Siamo al Villaggio. Sì. Ok, una serata importante. Parlateci di questa serata, di questa manifestazione. Manifestazione è un reading teatrale, letterario, che si chiama Omofobia Zero. Ed è una raccolta di testi, cortometraggi, performance contro l'omofobia. Ed è nata da un motivo personale, molto personale, purtroppo, perché entrambi i nostri compagni, per una sfortunata coincidenza, sono stati vittime di aggressioni omofobe, seppure in tempi diversi, e quindi noi abbiamo pensato che da questa cosa molto brutta doveva nascere invece una cosa molto bella, che la violenza non doveva avere l'ultima parola, e quindi le ultime parole ce le mettiamo noi, e sono queste stesse. Noi lavoriamo come duo da 20 anni insieme, come performer, quindi cavalchiamo più dentro il palcoscenico. Nell'ultimo periodo abbiamo invece affrontato alcune esperienze dietro le quinte come regia, e io intanto sono sul braccio destro perché lui è il vero genio e io sono invece quello che gli smazza tutti i problemi, tipo questo non ne voglio sapere niente perché sono un artista, lui è così. No, però insomma, a parte questo, diciamo che quindi partiamo dal presupposto che ci capiamo molto bene. Quindi io e lui, perché abbiamo 20 anni di amicizia alle spalle e di lavoro alle spalle, quindi diciamo che ci siamo preparati con 20 anni di carriera a questo momento in cui ci siamo messi dietro le quinte a fare qualcosa di più serio. In particolare per questo spettacolo abbiamo fatto chiaramente una ricerca di testi, ma soprattutto di cose che ci avevano già suggerito, cose che ci erano piaciute, e persone che avevamo visto spendersi contro l'omofobia, e abbiamo cercato di contattarle anche tramite Carla Fabi, insomma, la stampa di Villager, tramite Vladimir Suria, la direttrice artistica, e siamo riusciti così, da uno scherzo, e un giorno ci siamo detti ci piacerebbe fare questo, ci hanno subito dato, diciamo, fiducia, e l'abbiamo fatto. Quindi un gioco di sinergie, di eventi favorevoli. Esatto, sì, esatto. Vabbè, io credo, noi crediamo che l'evento favorevole te lo devo cercare, anche, no, costruire, anche creare. Devi far sì, devi mettere in atto tutto quello che è possibile per far sì che l'evento favorevole, diciamo, nasca, cresca e poi attecchisca. Poi sì, e solitamente è il lavoro quello che fa attecchire l'evento favorevole. Poi ci sono anche i 13 anni di lavoro dentro il Villaggio, perché noi siamo praticamente dei collaboratori storici di questa manifestazione. Quindi chiaramente abbiamo anche dalla nostra parte il fatto che siamo cresciuti con queste persone, ci hanno visto crescere e ci hanno dato anche fiducia, perché è da tanto tempo che gli dimostriamo delle cose. Quindi abbiamo costruito la nostra credibilità pian piano, in discoteca, cosa che continuiamo orgogliosamente a fare, perché anche quella è una forma di teatro, di divertimento. Si far divertire la gente, divertirsi è una cosa meravigliosa. La discoteca ha un lato, un aspetto bellissimo che non va sottovalutato, un certo snobismo nei confronti della discoteca, noi lo combattiamo assolutamente. Certo. Discotecari, lavoriamo nella discoteca. E allo stesso tempo, siccome che Villaggio è una manifestazione che appunto ha il teatro, ha la musica, il cinema, tutto, tutte le forme d'arte, quindi noi ci siamo cimentati anche in questa avventura. Una curiosità, com'è cambiata la libertà di espressione in questi anni di Gay Village? All'interno del Gay Village o verso l'esterno? Verso l'esterno, l'immagine è proiettata all'esterno. È cambiata molto, anche dal punto di vista della percezione che la gente ha dell'omosessualità, degli omosessuali. A parte che Gay Village è aperto a tutti, è una manifestazione che ha almeno il 50% di frequentatori eterosessuali. E poi anche le campagne pubblicitarie, per esempio, hanno cambiato tantissimo la storia di Roma. Cioè, ma basti pensare alla campagna di quest'anno, qualche anno fa non sarebbe stato possibile avere due uomini e due donne che si baciano, con le conseguenti polemiche, ma comunque il cartellone rimane lì ed è difeso anche anche dall'amministrazione di Roma, cosa che prima non sarebbe successo, quindi è una vittoria anche questa. Ma anche dal punto di vista degli artisti, anni fa
era difficile avere artisti, ballerini, cantanti, attori che si volessero esibire a piedi. Adesso non dico che abbiamo la fila fuori, però la gente proprio ci tiene a venire a Piedi Village perché si accorta che è una manifestazione seria, fatta bene, con impegno, con professionalità, molteplici e fortissime. Stasera nel cast dello spettacolo ci sono per esempio questi ragazzi, dei ballerini che hanno fatto una performance ad Amici. Tra l'altro il direttore artistico di Amici, Giuliano Peparini, ci ha regalato la sua performance. Un'ultima domanda. Per gli amici della Nouvelle Vague, che è la nostra testata, lanciate un messaggio forte che possa arrivare a più persone possibili. Possiamo essere liberi? Liberissimi. Beh, allora diciamo che non c'è il miglior messaggio secondo me del titolo del video di questa sera, che sarebbe omofobia zero.